sempre e colgo inoltre l'occasione per salutare e augurare un buon lavoro alla neoeletta sindaca Anna Maria Casini. Grazie di nuovo a tutti e buon proseguimento di serata. Eri meno emozionato prima quando abbiamo fatto le prove, non del palio, perché avete visto che siamo rimasti un po' bloccati. Signor Nestore, ci dica lei, perché la parte astratta l'ha realizzata Ezio Zavarella, lei ha realizzato la parte figurativa, ci dica le difficoltà che ha avuto. È acceso il microfono, puoi parlare tranquillamente. Possibilmente se te lo avvicini il microfono funziona. Siamo onorati di partecipare a questo evento importante per Sulmona, per il territorio e per l'intera Abruzzo. Ci inorgoglisce questo evento. Ringrazio pertanto chi ci ha voluto, chi ha voluto che noi realizzassimo questo il palio della Giostra Cavalleresca di Sulmona, il professor Umberto Malvestuto, l'ente Giostra Cavalleresca. Quindi la certezza prima sono le sedi. Palazzo Pretorio, che è stato individuato, deve essere tolto dal gruppo dei palazzi antichi che devono essere venduti per essere dato alla Giostra. A Faenza hanno realizzato un progetto per le sedi molto importante e hanno intercettato un finanziamento, pensate un po', di 2 milioni di euro dall'Europa, quindi l'Europa finanzia anche queste cose così importanti. Quindi questo è l'impegno principale. L'altro è quello di far conoscere sempre il Palazzo Giostra. L'altro giorno, qui c'è Claudio, siamo stati ad Avezzano e lì hanno organizzato una iniziativa per parlare della Giostra, perché evidentemente adesso come vengono a visitare, come si rendono conto dell'importanza di questa iniziativa, vogliono che se ne parli e vogliono intrecciare delle iniziative che insieme alla Giostra portano lustro poi al resto del paese. Il cartellone l'avete potuto sentire, ve ne parlerà ancora meglio Antonini, è pieno, quindi l'estate che abbiamo di fronte avrà una Giostra molto più piena di iniziative e quindi speriamo una città molto più piena di ospiti. Anche dall'Aquila. Gli amici dell'Aquila che sono venuti a vedere la nostra manifestazione hanno potuto constatare che la nostra non è da meno, non voglio fare paragoni, non dobbiamo fare paragoni, però una cosa è certa, che il nostro corteo è un corteo che fa contenti tutti quelli che lo attenzionano. Quindi questo può essere un fatto importante, perché questo rapporto anche con l'Aquila diventa un rapporto di serio. Io nella riunione che abbiamo fatto l'altro giorno ad Avezzano ho lanciato un progetto che è quello che vorrei portare avanti nel prossimo anno, quello del progetto che unisca la provincia dell'Aquila, che parta da Sulmona con il grande discorso di Celestino V, che scenda ad Avezzano su Alba Fucens e poi si ricolleghi all'Aquila con la Perdonanza. Quest'anno potrebbe incominciare ad essere l'inizio della realizzazione anche di questo progetto.